Espatrio, palme storte coprono la mia testa su un BMW. Siamo pronte? Flutto nell'aria. A Ristoradio Convento state ascoltando la diretta del sabato sera. In studio c'è Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale e i DJ del Ristorante Convento. Buon ascolto. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. La state ascoltando e la state vedendo. Parliamo della nostra diretta e parliamo dei primi ospiti che ci hanno raggiunti qui a Ristoradio Convento, live dal convento di Donato del Garda, più pieno che mai, potete confermarlo che ci si muove a fatica. Come sapete, Ristoradio Convento per raccontarsi, per raccontare, e diciamo che, mi perdonerete, penso al momento di essere tra gli uomini più invidiati d'Italia. Credo così. Vedendo le facce di quelli fuori, credo che ci sia un po' di invidia nei miei confronti. Perché? Perché la radio è popolata in questo momento da 5 bellissime ragazze, ma senza nulla togliere a loro, anche quelle fuori, diciamo che sono rimaste fuori, ma sono altrettanto belle. Soprattutto però è il momento di andare a conoscere la vera protagonista di questa serata, la nostra festeggiata, la nostra sposa, a cui diamo il benvenuto. Si dà il benvenuto con un bello, sì. Mi piace. Allora, come ti chiami? Alessandra, ciao. Da dove vieni? Pugnago del Garda, quindi avrete capito, per tutti quelli che ci stanno ascoltando da Sorrento, Catania e dintorni, che sono di Brescia. Che è di Brescia, però il suffisso del Garda, diciamo che può localizzare anche facilmente la tua provenienza. Allora, Alessandra, dici un po' che cosa ti porta qui al convento questa sera. La mia testimone. La tua testimone, Lara, diciamolo subito per i fanatici, ecco, del web, delle webcam, la state vedendo vestita di blu, quindi diciamo che è facilmente, sì, no, lui è sempre così, l'hanno già, ha 7-8 denunce e stasera ha deciso di guadagnarne un'altra, perché sai com'è, no? Sai che ci sono alcuni che collezionano i biglietti dei treni, no? Lui colleziona denunce, le attacca proprio in camera, sui quadri. Sì, brava, tipo i francobolli, invece di numismatica e denunciatica, la chiamano così, è un po' una malattia, ma non fateci caso. Ti ha portato la testimone Lara, come mai? L'hai capito? È tipo quasi luna di notte, hai capito come mai sei qui? Sì, per il mio addio nubilato. Oh, per addio nubilato, applauso, partecipato, volontario. Bello. Allora, tuo addio nubilato, chi è il tuo futuro sposo e quando vi sposerete? Kevin, il 25 maggio. 25 maggio, che vi dico, io faccio sempre un mini sondaggio sociale che rimane tra me e me, ne parlo da solo. 25 maggio, data quotatissima. Cioè, è stasera vero. Almeno una ventina, ne ho sentite che si festeggiano il 25 maggio, infatti, chissà perché. I ristoranti l'agosto l'anno scorso sono già tutti pronti. Infatti, saranno tutti contenti. Io lo festeggio a casa. Ma tu lo festeggi a casa? Come mai? Non è vero. Ah, non è vero, infatti mi sembrava un po' unconventional, mi piaceva questa tua voglia di rompere un po' gli schemi. No, invece no. Vuoi dire dove lo festeggerai? Vuoi fare pubblicità occulta? Magari ti fa lo sconticino alle 10. Alle trote? A sopra zocco? Va bene. Che puoi chiedere lo sconto se vuoi, visto che li hai citati. No, chiedo lo sconto, Non è chi vuole essere milionario e chiedi l'aiuto da casa, era più una proposta, tu l'hai fatta. Esatto, puoi chiedere. Beh, insomma, se chiedi l'aiuto da casa e risponde Lara, non so come vada a finire, Cosa dici? È affidabile? Te la fa passare il livello successivo? O ti fa perdere tutto? Dipende dalla domanda. Facciamo così, Lara, dove sei forte? In che argomento saresti forte? No, in niente. Quindi non te deve chiamare. Nella birra. Ok. Se hai una domanda sulla birra. Domanda sulla birra, la Lara c'è. Anch'io, poi andiamo. Ecco. Domanda sulla birra, forte, bene. Qual è la tua birra preferita? Ah, quella è la stessa, sia la spina che la bottiglia. Perfetto, è una donna con gusto, si capisce subito, no? Come proprio per cercare la marca particolare. No, è bionda come me. Bionda come te. Bene. Allora, a proposito di Lara, che abbiamo già un po' conosciuto, che dice Alessandra? Facciamo anche una mini presentazione delle altre tue amiche, o non so se amiche. Beh, chiamiamo in causa anche loro, chiaramente, le salutiamo e si potranno salutare e risentire domani. Vai, parti tu, fai un po' la padrona di casa, dai. Io? Tu, sì. Cosa tu. Che devo dire?
loro presenti. No. Allora, anche, ormai anche le parole, chiama... Lara le dice. Quali parole? Partiamo da quelle fuori. Parte da quelle fuori, giusto? Lei si chiama Alice, della mia collega. Ok, la intravedo. Lei si chiama Caroline, della mia vicina di casa. Bello, cioè la vicina, tu hai invitato la tua vicina di casa. Sì, siamo amiche. Ah, ok, vi conoscevate già. No, era bello che durante il trasloco, durante il cambio di... Tra l'altro lei si è trasferita, l'ho scoperto oggi, quindi non è più mia vicina di casa. Ah, niente, cioè, quindi, quindi la, non l'avresti invitata altrimenti. No, infatti. L'avresti invitata comunque? No. Boh, non so. Boh, non lo so. Quindi diciamo che le è andata bene. O forse si è trasferita nel momento in cui ha avuto la conferma della festa, cosetta. Esatto. Ma che vada, io sono tranquilla. Esatto. Poi c'è Silvia. Detta anche Miss Ghepardo Leopardo, giusto? Non so, questo no, vestito che non collega. Si nota. Ah, tua ex collega, bene. Allora, Alice in realtà l'ho conosciuta stasera. Sono imbucata io. Davvero? Penso sia la cosa più bella del mondo. È amica di Giulia. È amica di Giulia, però ok. Un po' anche lei tramite conoscenze. Ah, ok, quindi no, cioè, era una perfetta estranea o almeno un viso conosciuto? No, no, dai, raga, no. Ah, abbastanza, abbastanza, ok. Poi ne mancano alcune in realtà che sono già andate via. Sì. Che è mega scorica e poi c'è lei. Che abbiamo già più o meno presentato. E Lara, tra l'altro dicevi testimone di nozze, giusto? Sì. Come mai la scelta è caduta su di lei? Cioè perché sei invidiosa? Mia. Ah ok, no, pensavo fossi invidiosa del vestito blu e hai detto una che ha il vestito blu. Deve essere testimone di nozze, no? Eh certo. Per quale, qual è il motivo dei nove? Secondo me non lo sa neanche lei, non l'ha ancora capito. Ah, ok, la tua amica storica, bene, bene, bene. Allora, e invece di Kevin che ci dici? Se ci vuoi dire qualcosa? Fammi una domanda, dai. Fammi una domanda, non che ne so. Non posso parlare così, a sfrus. Tipo, sfrus a Brescia. È tipo alle medie, alle superiori, tema libero. Sai quando ti davano il tema libero, no? Cazzo, o argomento a piacere. Kevin... Si chiama Kevin? Beh, partiamo dalle cose che sappiamo, dalle cose importanti. Ha 27 anni. Sì, non è idraulico. Non è che stiamo facendo un colloquio di lavoro, nel senso me lo stai presentando come fosse un... È il percussionista. Fa il percussionista. Fa il percussionista e stasera è al Dylan. Bene, cioè per l'altro stiamo facendo spot a chiunque. Cioè non venite ancora, andate al Dylan. Esatto, stiamo facendo pubblicità incredibili. Beh, ma d'altronde l'Alessandra... No, va, non ti preoccupare. D'altronde è giusto perché l'Alessandra in qualche modo deve rientrare delle spese nel matrimonio. Quindi esatto, è giusto esatto, fare il cosiddetto product placement, come dicono a Masterchef. Che, tra l'altro ho detto Masterchef, quindi se voleste portarci, che ne so, un piatto di spaghetti, qualcosa del genere, noi crediamo. Riso alle fave? No, che le fave, ho fame. Ah, hai fame. Allora ti dico, se hai fame, che a brevissimo arriverà la pasta. Grandissima. La pasta asciutta, quindi te la potrai godere. Quindi abbiamo detto 27 anni percussionista e basta. Non c'è raggiunto. Ah, è idraulico. È idraulico. E vi siete conosciuti a uno suo spettacolo, no? No, ci siamo conosciuti in Rubriaca. Bene, bene, direi che l'amore vince sempre su tutto, come si può dedurre da queste cose. Hai fatto, infatti io sono, apprezzo ovviamente la tua sincerità, però la grande domanda che il pubblico si sta facendo è se è rimasto ubriaca finora e quindi, cioè nel senso, sera. Se ti ha colpito lui quella sera ed eri ubriaca, poi ne sei uscita e quindi ti sei un po' rinsavita e ti è piaciuto lo stesso o sei ubriaca perenne da lì perché no, ci cacchio, no, appena sono... Ubriacata. Ho vomitato e poi... Perfetto, direi che la storia sta sempre guadagnando contorni più romantici e più di qua... No, ma è bello così, così magari finalmente Kevin saprà la verità sulla sua storia d'amore e sui veri motivi per cui la nostra Alessandra è rimasta colpita da lui. Perché dovete sapere che noi uomini, siamo sinceri, abbiamo sempre un po' quella paura di dire boh, cosa l'avrà colpita di me, cosa le sarà interessata, sarò stato bravo, interessante, eh? Ci facciamo 2500 paranoie e poi veniamo a sapere che in realtà tu non capivi nulla. Lui era chiaramente consapevole che io... No, tu non capivi nulla. Quindi... ma lui lo sapeva, Ok, lui lo sapeva. Vabbè, è andata a finire bene, questo è quello che conta. Molto bene. Vuoi mandargli un messaggio, vuoi dirgli qualcosa? Vuoi approfittare di un microfono per... No, mi vergogno, non credo che mi stia sentendo. Ti potrà sentire più avanti, quindi se vuoi, dirgli qualcosa, se no vuoi dire qualcosa a loro, chi vuoi.
Ma io vergogno un po', eh. Non è obbligatorio, eh. Che lo amo tanto, basta. Beh, hai detto poco. Bene, allora, grazie mille. Ti saluto anche lui. Grazie mille, ragazze, per averla portata grazie qui. E grazie buona serata, te. Buona festa. Ciao auguri a tutti. Alla nostra Alessandra. Ciao, ragazze! Risto Radio Convento. No, veramente no. Ma che cazzo? È convento di Leonardo del Gatto. Non era in diretta, non era. Certo. Risto Radio Convento. Web Radio. Certo. Ma sì, ma avranno spazio. Io sono stato sensibilissimo. Io sono perché muoio.